che ho finito è stata questa candela di questa candela di Ikea. Questa qua mi pare in frutti rossi perché non ho più l'etichetta. Sì, questa qua, vedete, c'è ancora un bel po' di fondo, che anche questo tartizzerò e metterò poi a bruciare, perché è sprecato secondo me tanto così. Questa qua è una candela che non si sente chissà quanto, si sente se tu la metti da una parte, ci passi davanti, senti il profumo, se no non si diffonde assolutamente nelle stanze, anche nelle stanze piccole io non la sento. Però ha un buon profumo, nel senso che la puoi mettere sul tavolo d'estate per fare atmosfera. Penso che tutti intorno ad una tavola, forse un pochettino di frutti rossi lo senti, ma se no sono più per bellezza queste candele di Ikea. Questo qua è carino comunque il bicchierino, perché lo si può tranquillamente riutilizzare con un altro obiettivo, magari di Yankee Candle, o mettere sul terrazzo. Io ho sulla balconata, insomma, metterò questi magari con la, come si chiama, quello contro le zanzare, si chiama la citronella, quindi con delle candele di citronella mi sa di idea carina, da mettere sul terrazzo d'estate. Quindi per il prezzo che ha, insomma, costerà quanto? 1,50 euro questa candela, non penso che costerà molto di più, quindi giusto così, magari tartizzata. Vi farò sapere se tartizzata eventualmente rende, perché accesa così è molto, c'è e non c'è, è la stessa cosa in pratica. Altra candela terminata è stata questa della marca Candle, gelsomino e fresia. Questa qua purtroppo è buonissima, ha un profumo molto chimico, vi devo dire la sincera verità. Gelsomino e fresia, io non li conosco questi due profumi. In generale io sento profumo di Big Bubble, La cosa brutta è che se n'è depositata veramente, avendo soltanto uno stoppino, se n'è praticamente, si è sciolta male, e tutti i residui sono praticamente attorno alla giara. Anche questa la voglio tartizzare per togliere tutto questo residuo di cera, che secondo me è veramente sprecatissima, e poi voglio riutilizzare la giaretta perché è bella, mi piace, come le Yankee Candle, no? Questo qua è di un bel... e di un bel vetro resistente. Non lo so cosa ci voglio mettere dentro, vediamo. Questa qua, il profumo devo dire che mi ha piacevolmente sorpreso, perché questa qua io la mettevo in corridoio e dal corridoio si estendeva addirittura in soggiorno e in bagno, quindi questa qua mi è piaciuta tantissimo. L'unica cosa è che dura veramente poco, proprio perché si scioglie male, tutta la cera rimane nei bordi e io l'avrò finita, vi dico la verità. Me l'ha regalata mia mamma così, perché sa questa mia passione per le candele, eravamo da Coimport, l'ha vista, mi è piaciuta e me l'ha comprata. Tra l'altro era in sconto, perché da 9,90 veniva a 4,90 una giara grande, che della Yankee Candle te la scordi. Durata 75 ore, no, forse 75 ore sì 75 ore sì, assolutamente 75 ore sì, se si ha voglia, sì, ha durato una decina di giorni. Poi io ovviamente le tengo, neanche, le tengo tipo 2 ore al giorno così. E quindi sì, mi è dispiaciuto, però mi è piaciuto veramente tanto, quindi tartizzerò, vi farò sapere se anche questa ne vale la pena. Comunque in generale, secondo me tartizzate, quasi tutte le candele rendono. Poi, prodotto per la lavatrice che ho terminato, è stato questo Chantecler alla lavanda, lavatrice lavanda Chantecler, 26 lavaggi, attivo a freddo, formula concentrata con sgrassatore speciale macchie ostinate. Allora no, macchie ostinate no, nel senso che secondo me l'unico, ha profumo buonissimo, l'unico prodotto che riesce davvero a togliere le macchie senza usare sgrassatori, senza usare sciogli macchie, senza usare nulla, è il Dash. Io solo col Dash mi sono trovata bene per quanto riguarda le macchie, però questo qua per quanto riguarda il profumo e per come pulisce bene, mi è piaciuto abbastanza, non posso dire di no. Sapete che il Dash è il mio prodotto preferito, quindi come lui non c'è nessuno. Il problema di Dash è che costa un botto, e quindi tante volte purtroppo non lo acquisto, proprio perché mi dispiace, proprio spendere 7-8 euro per un detersivo, che a me il detersivo, io facendo la lavatrice tutti i giorni, vi giuro che un fustino o comunque una confezione così 26 lavaggi non mi dura, perché sennò mi dovrebbe durare 26 giorni, e vi assicuro che non è così. 10 giorni mi dura a me un detersivo, sì, 10 giorni, anche perché poi ne metto, uso proprio la quantità, sono 130 ml, lo so
Di preciso, perché utilizzo proprio il tappino che c'è in dotazione col Dash, quindi io per qualsiasi detersivo utilizzo quella dose e quindi vi assicuro che non è così. Questo dice molto sporco, addirittura 100 ml. Vabbè, io non le seguo molto queste tabelle, vi dico la sincera verità. Comunque sì, mi è piaciuto il profumo, rimane sui panni, ottimo, un'ottima alternativa. Ah, porca miseria, di questa linea ho comprato il ammorbidente concentrato muschio bianco, ma avevo comprato anche in combo il detersivo muschio bianco e vi devo dire una cosa. Insieme sono una cosa fenomenale. Il profumo dei panni di muschio bianco sono, secondo me, il top per quanto riguarda la pulizia. Il profumo che poi io, avendo l'asciugatrice, mi si sente ancora di più. Il profumo di muschio bianco è veramente il pulito per eccellenza. Secondo me ha spodestato ormai il sapone di Marsiglia, il profumo Marsiglia proprio. Il muschio bianco è il top. Sarà forse che sono un po' romantica, adesso farò una dedica speciale perché sapete che ho la mamma che abita a Milano mentre io sto a Roma e lei usa sempre muschio bianco come suo profumo personale. Sarà che in questo periodo mi manca un po' di più e quindi mi sono molto affezionata a questa fragranza. E che riacquisterò assolutamente, quindi un bacio alla mia mamma che sicuramente mi guarda e niente, quindi questo qua mi è piaciuto veramente tantissimo, lo riacquisto, rimane nei panni, persiste, questo qua 31 lavaggi, non mi dura 31 lavaggi, vi dico la sincera verità, anche questo mi durerà 10 giorni, però è veramente buono, se lo trovate prendetelo. E poi ultima cosa che ho terminato è stata questa confezione di pastiglie per la lavastoviglie. Queste qua sono la profumazione giardino di arance. Io insisto a comprare le cose che sanno d'arancia, che mi sanno di lettiera del gatto, vabbè. Comunque queste qua fairy mi piacciono da morire, a prescindere dal profumo che la delle pastiglie, che poi fondamentalmente non lo senti sui piatti. Questa marca è una marca di pastiglie che mi piace veramente tantissimo. Penso che sia la marca delle pastiglie per la lavastoviglie top in assoluto, addirittura meglio della Finish, anche perché la Finish mi rimanevano sempre i residui e quindi non ho smesso di comprarla fondamentalmente per quello. Il mio cestino è vuoto. Finalmente posso buttare tutte queste cose nel cestino, quindi mio marito potrà andare a accendere un cero. Finalmente mi vado a lavare le mani perché sono tutte zozzarelle di detersivo. Vi mando un bacetto. Spero che questo video con la piccola dedica che ho fatto per mia mamma, proprio uscita dal cuore, vi sia piaciuto. Insomma, l'abbiate trovato interessante. Iscrivetevi al mio canale così almeno rivedrete spesso questa faccetta sui vostri telefoni, computer, piuttosto che. Vi mando un bacetto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!